Le cartacce da oggi non esistono più, ricicliamo tutto. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi gran bel lavoretto di Pasqua, un uovo di carta, sì, un uovo di carta, ma non un bigliettino a forma di uovo, proprio un uovo di Pasqua piccolo ma di carta. Vedrete una tecnica simpaticissima per riciclare la carta, una tecnica che involontariamente mi ha insegnato la mia amica e la nostra amica di Arte per te, Ileana. Al primo incontro di Arte per te, oramai quasi 2 anni fa, Ileana, la nostra amica Ileana, mi ha portato un pensierino fatto con le sue mani, questo muffin qua. Vedete che carino? Ed è proprio un muffin fatto tutto di carta che io custodisco gelosamente. Da quando l'ho avuto io non ho fatto altro che guardarlo e avere voglia di sperimentare questa tecnica e cercare di capire come questa tecnica venisse fatta. Sperimentando, poi ho trovato dei video anche su internet e allora, ting, lampadina, perché non usarla per Pasqua per fare con pochissimo investimento tantissimi e bellissimi ovetti di Pasqua? Vi ho incuriositi abbastanza? Bene, allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a riciclare le nostre carte e a fare tante ovette. Ed ecco l'occorrente per preparare le nostre ovette di carta. Pochissime cose. Della Vinavil, ma non ci occorrerà un barattolo, ce ne occorrerà veramente, veramente pochissima. Poi un po' d'acqua all'interno di un bicchiere che ci servirà dopo insieme ai colori acrilici per decorare il nostro ovetto, dei pennelli, alcuni piccolini che ci serviranno per dipingere il lavoretto finito, mentre uno bello grande che ci servirà per rendere coriacea con la Vinavil la nostra carta. Gli strumenti effettivi del nostro lavoro: un paio di forbici, uno stecchino per spiedini in legno e dei volantini pubblicitari, quelli che trovate sempre nella cassetta della posta e che vi urta sempre a ricevere. Bene, da oggi sarete felici di trovarli. Cominciamo subito il nostro lavoro. Come prima cosa mettiamo il volantino con il dorso verso di noi e senza aprirlo né sgualcirlo tagliamolo in 4 strisce, così. Guardate, questa parte piegata io la scarto perché ci potrebbe dare problemi nello svolgimento del lavoretto. Non importa che le strisce siano perfettamente uguali, che siano perfettamente rettangolari, è un lavoretto artigianale, basta poco veramente. Adesso prendiamo l'una ad una queste strisce di carta, ponetele sul piano di lavoro. A questo punto ho la striscia tagliata, la metto orizzontalmente di fronte a me, mentre lo stuzzichino lo metto trasversalmente a tagliare l'angolino in basso a destra del fogliettino, la punta, la parte appuntita, sempre verso il basso. Quindi questo triangolino lo infilo sotto lo stuzzichino dando un'unghiatura, così, in modo che rimanga incastrato, e con la rimanente carta comincio ad arrotolare, così, piano piano. Poi prendendoci la mano potrete andare più veloci. Quando la punta dello stuzzichino sarà avvolta, vedete? Tac! È il momento in cui potrete prendere in mano il vostro lavoro. Quindi senza mai lasciare quello che avete arrotolato fino a questo momento, mettete la mano nella parte alta e il pollice qua sopra. Ma non stringete, lasciatelo appena a toccare, deve rimanere molto fluido, molto morbida questa parte qua e deve consentire al foglio di continuare ad arrotolarsi accompagnato dalla misura che detteranno le vostre dita. Quindi arrivati a questo punto con questa mano siete qui, con la mano invece di sotto scendete e continuate ad arrotolare il vostro palettino di carta. Arrotolate, arrotolate, arrotolate fino a crearvi, fino ad arrivare a formare questo triangolino.
A questo punto prendete la Vinavil, proprio poca, io sto prendendo quella che c'è di rimasuglio sul tappo, e sporcate l'interno dell'angolino e continuate ad arrotolare fino a che il tutto non si sarà ben appiccicato. A questo punto la carta sta chiusa da sola, altro non faccio che sfilare lo stuzzichino dall'altra parte e ho già il mio primo rotolino di carta, il mio primo palitos, il mio primo paletto, bello e pronto. Questa la chiamerò la tecnica dei palitos, il nostro primo paletto di carta è così pronto. Preparatevene una decina. Una volta ripetuto il procedimento per 10 volte, è questo il risultato che avrete. Una decina di paletti che, badate bene, devono essere più o meno tutti della stessa misura, perché la misura del paletto detterà anche le proporzioni dell'oggettino che andremo a fare. E un'altra cosa importante che tutti i vostri paletti devono avere la parte iniziale, quella dove era infilato lo spiedino per intenderci, leggermente più piccola della parte finale, perché poi la parte finale dell'uno andrà a raccordarsi con la parte iniziale di un altro e tutti questi paletti assemblati tra loro creeranno l'oggetto che vorremmo fare. Ma andiamo per ordine. Allora, prendiamo una parte di questi paletti. La misura dei paletti che dovrete utilizzare dovrete deciderla voi a seconda di quanto grande vogliate l'oggetto. Come prima cosa prendiamone uno e schiacciamolo con lo aiutandoci con lo stuzzichino ben bene, proprio pratichiamo una bella schiacciatura lasciando la parte finale per un 5 cm senza essere schiacciata, quindi pratichiamo la schiacciatura e lasciamo tondeggiante l'ultima parte del paletto. Ultima parte tondeggiante, tutto il resto ben schiacciato. Adesso dalla parte più piccola schiacciata e aiutandoci con il nostro bastoncino di legno cominciamo ad arrotolare. Come facevamo da piccoli con le stelle filanti, vi ricordate? Almeno io giocavo sempre ad arrotolare le stelle filanti. Quando la rotellina che si sarà formata sul bastoncino sarà abbastanza grande da poter essere manipolata senza il bastoncino, estraetela e continuate ad arrotolare solo con le mani, così. Una bella rotellina di carta. Stringete molto mentre rotolate, perché le maglie fitte di questa rotella aiuteranno alla buona riuscita del vostro lavoro, fino ad arrivare alla parte che ancora invece non abbiamo schiacciato. A questo punto rientra in gioco la nostra Vinavil e prendiamo un altro palettino. Immergiamo la punta più sottile all'interno della Vinavil. Allora, poco poco, così sporchiamola bene, ok? E facciamo in modo che la punta del secondo paletto entri nell'estremità finale del primo, così. A questo punto aiutiamoci poggiando sul piano da lavoro e cominciamo a schiacciare il secondo paletto, sempre col bastoncino. Tenendo fermo alla punta del secondo paletto, schiacciamolo tutto come abbiamo fatto col primo, lasciando gli ultimi centimetri non schiacciati, proprio come abbiamo fatto poco fa. A questo punto continuiamo a rotolare e continuiamo la nostra bella girellina. Fate così fino a raggiungere la grandezza che volete. Sappiate soltanto che la circonferenza della girella detterà la circonferenza massima, il punto quindi più largo, del vostro vetto. L'ultimo paletto che andremo ad inserire invece, quello che decideremo essere l'ultimo, lo schiacceremo tutto fino all'estremità, così. Io ho usato 5 paletti in totale, 5 palettini di carta. Li stringo bene. A questo punto, con la Vinavil mi sporco il dito, lo passo sotto e chiudo, semplicemente così, e metto da parte la mia prima rondellina.
Per far sì che questa non si apra, mettete una molletta qui, così starà ferma fino a che non sarà totalmente asciutta la chiusura. Quindi facciamone un'altra leggermente più piccola, quindi probabilmente userò 4 paletti e mezzo. Ok, mi fermo quando la prima rotellina è leggermente più piccola della seconda, quindi sovrapponendola diciamo che della prima ne fuoriesca uno o al massimo 2 giri. Incollo l'estremità e mi fermo così. E anche questa aspetto che si asciughi ben bene. Non appena le estremità si sono asciugate, possiamo cominciare a modellare il nostro uovetto. E allora non sarà altro che una tecnica di dispiego, quindi di srotolamento di quello che abbiamo precedentemente arrotolato. Cominciamo a modellare l'ovetto. Io lascerò una base piatta e la rimanente parte la alzerò a ciotolina. Guardate, basterà semplicemente spingere così. La rondellina e dare appunto la forma più o meno ovoidale. Già così guardate che ciotoline carine che diventano. Starò accorta a far uscire le cartine più o meno tutte alla stessa distanza l'una dall'altra, e che è la parte più difficile, ma che è la parte che ci fa diventare il lavoretto più carino. Ok, quando sarete soddisfatti della vostra forma, fermatevi e passate a modellare quella successiva. La mia è ancora umidina. Cominciamo a modellarla. Modella, facciamo uscire molto bene la parte sommitale. Misuriamo. E visto, il nostro uovetto di carta è pronto, con la base della parte superiore che si incastra perché è più piccola all'interno della ciotolina inferiore, in modo da creare proprio una scatolina ad incastro che può essere aperta facilmente ma può anche essere chiusa. Adesso io sono molto cauta perché ancora non c'è nulla di fissato, può anche essere chiusa con estrema facilità, e già così è coloratissimo e carinissimo come vedrete, ma noi non ci accontenteremo, andremo avanti. Io ne ho un altro preparato che è fatto con un metodo leggermente diverso. La parte superiore è esattamente così, mentre nella parte inferiore ho fatto in pratica le rondelle della stessa identica grandezza. Questo mi ha permesso di spingere un po' più in alto l'ovetto, vedete la differenza, guardate. E allora ho fatto in questo le rondelle della stessa identica grandezza sopra e sotto. Poi, una volta finito, ho inserito un altro giro all'interno poggiandolo sul secondo giro interno, quindi ho preso un palitos, l'ho schiacciato e l'ho incollato separato, non facente parte di nessuna rondella, all'interno della precedente, in modo da fare una scatolina invece ancora più ad incastro e che mi permettesse di avere questo giro doppio uguale per slanciare ulteriormente la figura dell'uovetto. Quindi potete farla o così in maniera più semplice ad incastro o così perdendoci un attimino più di tempo. A questo punto, per fissare tutta la forma di questo ovettino, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto decidere la forma definitiva, quindi dobbiamo essere sicuri che il nostro lavoretto, così è com'è, ci piaccia. Quindi con un pennello e la Vinavil ricoprire di Vinavil in maniera anche abbastanza abbondante, non grondante ma abbondante, tutto quello che abbiamo fatto. Tutto, tanto poi la Vinavil diventa nuovamente trasparente, lo sappiamo questo, e questo servirà a rendere veramente coriacee le nostre ovette e da base per il nostro colore, e poi anche sull'esterno, su tutto. Ovviamente fate tutti e 2 pezzi dell'ovetto. Ok, e facciamo asciugare entrambi i pezzi. Come lo decoriamo? Sicuramente io lo dipingerò con vari colori, ma volevo aggiungere sulla sommità un bel fiocchettino fatto sempre con i paletti. E allora schiacciamo un paletto che ci è avanzato e faccio un semplice fiocchettino, guardate,
arrotolo in tondo, così, e poi faccio uno e due, uno e due, uno e due. Ok, e fisso tra di loro queste parti. Per fare prima io userò l'attaccatutto, ma voi facendolo piano piano in concomitanza con l'ovetto potete farlo anche con la Vinavil. Quindi voilà, il mio fiocchettino è pronto, attendo con ansia che anche questo si asciughi. Però prima, vedete che da una parte scende un nastrino? Ne appiccico un altro anche dall'altra parte, quindi sempre con un pezzo del paletto lo taglio, lo bagno nella colla e qui al centro lo appiccico. Voilà, e anche qui con una mollettina tengo fermo e aspetto che il tutto si asciughi. A questo punto siamo pronti per dare il colore all'uovetto. Mi preparo i colori e comincio a tingere tutto l'ovetto. Faccio prima gli esterni di entrambe le parti e poi gli interni. Per l'interno invece vario colore e utilizzo un giallo molto tenue. Lascio asciugare anche questa parte e prendo il mio fiocchetto che farò tutto giallo. Ovviamente serviranno un paio di passate affinché l'oggettino risulti colorato bene, completamente, e la carta non si veda più in trasparenza. Quindi ripassate il colore sia sulle basi, da interne e esterne, sia sull'ovetto internamente e esternamente, che naturalmente sul fiocchetto, finché la copertura non sarà quella che voi desideravate. Ultimato l'interno e l'esterno di entrambe le parti, adesso farò qualche lineetta di giallo con un pennellino veramente veramente sottile, in modo da insistere magari su alcune delle linee, ma non su tutte. Ok, e anche qui possiamo fare tanti pallini. Sempre in maniera non troppo precisa. E ora sul fiocchetto invece facciamo i pois del pois o delle striscioline o delle macchiette con il glicine. Visto? Tutto a pois. Soltanto alla fine, quando tutto sarà asciutto, con un punto di colla. Io uso questa, ma potete usare anche la colla a caldo, farete prima è meglio. Io uso questa perché ho questa qui. Agganciate il fiocchetto sulla sommità dell'ovetto. E quindi con un punto di colla assicurate anche le cadute del fiocco, attaccandole proprio nella parte più alta dove comincia a scendere l'ovetto qui. Questo farà sì che la forma dell'ovetto non varierà. Ok, da una parte e dall'altra. Quindi muoviamo leggermente le codine arrotolandole sul nostro stuzzichino, così, in modo da dargli un po' di movimento e non farle lasciare giù dritte dritte come due palette. Da una parte, io ancora tutto fresco, voi aspettate che si asciughi il tutto per avere un risultato più giusto. E dall'altra. Ecco qui, bello movimentato, il nostro ovettino che adesso assembliamo insieme. Ed eccolo qua, il nostro ovettino più o meno assemblato. Adesso lo sistemo meglio, perché ancora è tutto fresco, ragazzi. Qua appena muovo si stacca un pezzo. E allora lo faccio asciugare ben bene, farò le foto e magari riesco a finire anche l'altro che ho fatto all'inizio e metterò le foto di entrambi con magari due diversi tipi di decorazione per darvi qualche spunto in più.
Quindi foto e poi ci rivediamo dopo. Graziosissime le nostre scatoline a forma di ovetto, vero? Bellissime per questo periodo. Naturalmente, modificando le forme, potrete fare scatoline per chiunque, per qualunque periodo e per qualunque occasione. E come vedete, i regali homemade sono dei regali talmente belli e talmente importanti da riuscire ad arricchire anche la personalità di chi li riceve. Bene, spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Spero che farete tantissime ovette e vi divertirete un sacco a creare tantissimi oggettini con questa tecnica del riciclaggio cartaceo. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, un bel pollice in su per Arte per Te. E noi ci vediamo sempre sulla pagina Facebook, di cui vi metto il link qui sotto nel box informazioni. Ci vediamo al prossimo video, che sarà ancora una volta pasquale. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, buonissima preparazione alla Pasqua e arrivederci!